tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi dei rossetti matte di Wycon, i Matte Sublime. La linea comprende 21 colorazioni di rossetti ovviamente completamente opachi. Il loro prezzo è di 5,90 euro, ma si possono trovare anche a prezzo inferiore. Io infatti alcuni colori li ho acquistati in un momento, diciamo, di promozione e li ho pagati addirittura 2,90 euro. Chi mi segue sa quanto io amo i rossetti e vi assicuro che non è semplice trovare dei rossetti a basso costo, low cost, di alta qualità, soprattutto per quanto riguarda i rossetti matte. Ecco perché vi parlo con piacere di questi, perché hanno entrambe le caratteristiche. I rossetti di Wycon Matte Sublime infatti sono dei rossetti opachi con effetto vellutato sulle labbra, ma nello stesso tempo sono confortevoli, non seccano le labbra e assolutamente non sbavano. Ovviamente, come per ogni altro prodotto opaco, si consiglia sempre di idratare bene le labbra prima dell'applicazione per evitare che si evidenzino le pellicine. Hanno anche un'ottima resistenza. Sullo scatolo c'è scritto che il colore si fissa sulle labbra per 8 ore, mi sembra, sì, 8 ore. Io credo che più o meno le facciano, e ovviamente non hanno lo stesso tipo di resistenza di un rossetto matte di MAC. Dopo qualche ora cominciano, diciamo, un po' a seccare e non resistono ad un pranzo, ad un pasto completo, però ovviamente non è un problema se bevete o se mangiucchiate qualcosa, uno snack, anche perché la cosa positiva è che tendono comunque a sbiadire in una maniera molto omogenea, non rimane quell'antistetico contorno, ma è sempre, diciamo, un velo di colore sulle labbra. Molti di questi rossetti somigliano ovviamente ad altrettanti rossetti MAC. Se vi può interessare una comparazione, io sarò ben lieta di farvela. Ovviamente in questa sede non è possibile, in questo video, perché vi devo mostrare 9 colorazioni, quindi facciamo tutti insieme, succede un disastro, insomma. Comunque, per quanto riguarda il packaging di questi rossetti, loro praticamente si presentano in questo cartoncino nero esterno, e invece questa è la loro confezione, il pack del rossetto, che in realtà è molto semplice, ma anche, diciamo, moderno, elegante e professionale. E io, come vedete, ho dovuto applicare sopra queste bellissime etichette, perché il codice del rossetto è scritto giù talmente piccolo che io non riuscirei mai a vederlo e quindi di conseguenza a riconoscerli. Comunque, per iniziare a vedere insieme le colorazioni, vi dico che io il primo colore che ho acquistato, anche credo proprio in termini di temporali, è il 603. Non hanno un nome questi rossetti, hanno solo un codice. Allora, questo rossetto, prima ve lo faccio vedere nello stick, ma credo che dica molto di più se swatchato. È praticamente un... Sì, più grande lo potevo fare, sempre. È un bellissimo nude rosato. E diciamo che ha anche una punta di marroncino, sicuramente comunque rimane un tono caldo, e sulle labbra ha un effetto nude molto naturale. È un bellissimo rossetto. Ho acquistato anche il colore 604, che in realtà io vi faccio direttamente lo swatch perché non serve vederlo nello stick, meglio, dice molto di più lo swatch. Il colore 604, come potete vedere, è un colore bellissimo, perché è un rosa naturale neutro. Naturale neutro? Sì, naturale neutro, sta bene. E vedete che sicuramente è un colore più intenso del precedente, ed è, io lo trovo sicuramente un colore raffinato ed elegante. Credo che sia anche uno dei più venduti della linea, perché in effetti sta bene con qualsiasi make-up e secondo me incontra i gusti di tantissime donne. Poi c'è il colore 606, questo, ragazze mie, è orribile, cioè proprio non riesco a capire perché l'ho acquistato. Cioè, è brutto già vederlo, ma in realtà non è che non è nemmeno brutto, è un, diciamo, un rosa baby, freddo, chiarissimo, cioè sulla mia carnagione è allucinante, è di più e di più, e oltretutto è assolutamente il peggiore anche in termini di texture, ma si vede anche da qua. Cioè, non si applica neanche in un modo omogeneo,
evidenzia le pellicine delle labbra, cioè ha tutti i difetti questo rossetto. Assolutamente, il 606, come avrete già intuito, è un colore che vi sconsiglio di acquistare. Poi abbiamo il 611, che invece è il mio preferito, nonché quello che mi vedete indosso, che ho abbinato alla matita di Kiko della collezione Daring Game. Un colore splendido anche questa matita, infatti ne ho acquistate addirittura due di scorta per quando ci sono stati i saldi della Daring Game. Comunque questo colore è 611 ed è praticamente un fucsia freddo con una punta di viola. È in termini di texture meraviglioso perché è confortevolissimo, cremoso, ha una lunghissima durata e il colore credo che parli da solo. Oltretutto è stato, diciamo, è considerato un dupe del Flatout Fabulous di MAC, anche se in realtà io ce li ho entrambi e diciamo, questo sicuramente è più rosa, diciamo, è meno, cioè, ha anche meno viola del fof, come ormai lo chiamano tutti quanti. Comunque è un colore splendido, anche questo qui, siccome spesso sul sito è un colore sold out, e quando mi è capitata la possibilità ne ho acquistato uno per tenerlo di scorta, anche perché io non ho Wycon ancora nella mia città, per cui devo sempre effettuare gli acquisti, diciamo, online. Dopodiché abbiamo il colore 612, anche questo è uno dei colori più belli secondo me della linea, perché, diciamo, è una versione più fredda e più intensa del 611. Come vedete, diciamo, è più freddo, sì, e ha una punta più di viola. Comunque anche questo è un colore assolutamente stupendo e portabilissimo. Poi abbiamo un altro, ragazze mie, non ci posso pensare a questo rossetto, ma magari pure piacerà, sicuramente. Perché è il 614. Allora, io dal sito, diciamo, sono stata tratta in inganno, perché come sapete sul sito di Wycon i colori non sono fedeli, quindi ero convinta di acquistare, diciamo, un rossetto, diciamo, un corallo. In realtà, in buona sostanza, è un evidenziatore arancione. È bellissimo sicuramente il colore, ma io non l'ho mai utilizzato questo rossetto, l'ho solo acquistato. È un po' sparato, diciamo, come colore, ecco. 614 arancione. Dopodiché abbiamo un altro dei miei preferiti, che è il 617. Questo colore, ragazze, ve lo consiglio assolutamente. È un rosso fucsia tendente al fragola. È favoloso in vista dell'estate con l'abbronzatura, con la pelle ambrata. Questo colore è uno spettacolo ed è. Questo si può dire il dupe, ma eventualmente poi ve lo faccio vedere meglio in un altro video. È veramente pressoché identico all'All Fired Up di MAC, anche perché oltretutto hanno lo stesso finish, sono entrambi i rossetti matte. È bellissimo, il 617 è bellissimo, 5,90 euro, veramente, cioè spese bene per un rossetto di questo genere, di questo colore e di questa qualità. Poi abbiamo invece il 618, stiamo per finire. Il 618 invece è questo bellissimo corallo rosato. Ecco qua. La definizione credo che sia corretta perché io lo vedo proprio un corallo rosato ed è molto simile all'Impassioned di MAC. Ovviamente in questo caso è diverso il finish perché stiamo parlando dell'Impassioned è un Amplified. Quindi questo invece è quello più lucido, più cremoso, e questo invece è ovviamente un rossetto matte. Comunque un colore anche questo bellissimo, estivo, luminoso, cioè dà subito luce al viso, bello, un bellissimo colore. L'ultimo che vi mostro, e poi alla fine l'unico rosso che ho preso, ed è il 621, giusto? Sì, quello che c'ho l'etichetta qua, 621. Ed è questo splendido rosso freddo, scuro. Vi faccio lo sboccino e intanto vi dico che il 619 di questa linea, che io ancora non ho, è considerato il dupe del Ruby Woo di MAC, quindi sicuramente vale la pena andare a dargli un'occhiata. Ecco qua, l'ultimo in fondo è il 621, un bellissimo rosso freddo.
Quindi, per ricapitolare, sicuramente consigliatissimi 604, 611, 612, 617 e 618. Sconsigliati uno per texture, l'altro per colore, insomma, il 606 orribile e il 614 fluorescente praticamente. Comunque, al di là delle sciocchezze, sicuramente sono un prodotto, i rossetti Wycon matte, sono sicuramente promossissimi. Se ancora non li avete provati, sicuramente vi consiglio di provarne almeno uno. Io, come al solito, spero di esservi stata utile. Vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.